La città, vedi figura tra, si stende ai nostri piedi lungo una breve penisola. Le vie corrono strette e si incrociano tutte ad angolo retto fra loro, fatte le debite proporzioni, sembra di stare a Manhattan. Giù in fondo a sinistra si intravede il porto del teatro e un po' più avanti quello dei leoni. Una lunga fila di schiavi frigi trasporta bale di papiro sulla via del mercato occidentale. Qui si discute, si contratta ad alta voce e si ride. È chiaro che abbiamo a che fare con gente ricca e senza pensieri. Le cose per Mileto purtroppo non andarono sempre così. Proprio quella posizione di cerniera che tanto l'aveva favorita negli scambi commerciali le risultò fatale. Un brutto giorno, malgrado si fosse alleata con i Lidi, venne assalita dalle soldataglie di Dario e rasa al suolo. Dei Milesi la maggior parte furono uccisi dai persiani, lungo chiomati, e le donne e i figli furono tenuti in conto come schiavi. È sempre Erodoto quello che ci informa. E gli ateniesi rimasero così sconvolti dalla notizia della presa di Mileto, che quando venne rappresentata la tragedia scritta da Frinico sull'argomento, tutto il teatro scoppiò in lacrime e a Frinico fu imposta una multa di 1000 dramme per aver ricordato una tale sventura. Erodoto, Storie, sesto volume, 1821. Talete era un ingegnere di Mileto. Per le testimonianze e i frammenti di Talete, vedi i Presocratici, volume 1, pagina 79-95. Nacque nella seconda metà del VII secolo a.C. da genitori fenici. Diogene Laerzio, Vita dei filosofi. Primo volume 22. Appena raggiunta l'età della ragione, si imbarcò sulla prima nave in partenza e iniziò una lunga serie di viaggi tra l'Egitto e il Medio Oriente. In pratica furono i sacerdoti egiziani e caldei a provvedere alla sua educazione e a insegnargli tutto quello che a quei tempi si sapeva di astronomia, di matematica e di scienza della navigazione. Tornato in patria, la madre, la signora Cleobulina, cercò subito di accasarlo e, come tutte le mamme, si dette da fare per trovare la fidanzata. Non ci fu però verso di convincerlo. Talete era diverso da tutti gli altri giovanotti. Alla domanda perché non ti sposi, rispondeva sempre: non è ancora tempo. Finché un bel giorno cambiò risposta e disse: ormai non è più tempo. Se qualcuno infine gli chiedeva perché non avesse figli, si scusava dicendo di aver deciso così per amore dei figli. Diogene Laerzio, Vita dei filosofi, primo volume 26. Insomma, Talete era quello che si dice un filosofo, anche se all'epoca la categoria non era stata ancora inventata. Bisognerà attendere Pitagora perché il termine filosofo acquisti un suo significato e più tardi Platone perché al filosofo venga riconosciuto anche il prestigio della professione. Fino a quel momento per i Milesi Talete era semplicemente uno strano tipo con la testa fra le nuvole, tanto una brava persona, dicevano, ma priva di senso pratico, e aggiungevano, sarà pure istruito, ma a che serve tutta questa.